Veniamo dall'Italia tutte e tre. Quali impressioni ci dici avevamo prima di venire in Uzbekistan? Non conoscevo assolutamente il paese e ne penso molto bene. Penso che hanno conservato benissimo i reperti archeologici e che hanno fatto delle bellissime infrastrutture in tutte le città. Per cui possiamo dire che siamo venuti e per interesse e per passaparola di amici che c'erano stati. Consigli, cosa possiamo dire per i viaggiatori futuri? Mi sembra che il tour sia stato organizzato molto bene, se potessi dire da chi va a Bukhara, sì, da chi va a Bukhara. C'è un aereo alle 9 di sera che sarebbe molto più comodo, la strada è scomoda, è brutta, è inutile. E poi dato che... una giornata intera di tempo ed è un peccato. Ma per il resto direi che è organizzato. Per il resto direi che è tutto bello, tutto molto pulito, di questo facciamo i complimenti perché veramente non abbiamo mai trovato né un albergo, né un ristorante, né una strada con sporcizia, e la gente è molto gentile, molto carina, sono sempre tutti molto ospitali e sorridenti. Ottima l'organizzazione, perché se anche magari c'era stato qualche problema con i trasporti è riuscita a sopperire in modo egregio, senza creare problemi, senza creare ritardi. La nostra guida è super, super, super. Veramente complimenti alla guida, perché è carina, è simpatica, bravo, preparata, e ci è sembrato di fare un viaggio in Uzbekistan con un'amica, sì, più che con una persona estranea. È molto, molto brava. Parlo un perfetto italiano e... è molto preparata. Siamo molto, sì, soddisfatti anche dell'organizzazione, quando ci mancavano le macchine sono state trovate. Però lo consiglieremo ai nostri, certo, amici, quello perché senz'altro. Sicuramente vale la pena di vederlo, vale la pena di sapere la sua storia, perché in fondo in Europa è poco conosciuto ancora, c'è poco interesse, se non economico, ma perlomeno turistico c'è poco interesse. Comincia a esserci interesse, per cui sicuramente lo consiglieremo e sicuramente consiglieremo la nostra la FISA e l'organizzazione che abbiamo scelto per caso su internet e che si è rivelata veramente perfetta. E Munira al top. E Munira al top, assolutamente. Grazie. Grazie.